importanza di eventi come quello di oggi a Montecatini con l'Open Day e con tutti gli operatori dell'area presenti e non solo? Beh, è un senso importante di contenuto e di simbolo. Toscana Aeroporti, lo dice il nome, esiste da quasi 2 anni oramai e crediamo di lavorare, siamo convinti di lavorare per tutta la Toscana. Abbiamo superato prima di tutto dentro di noi il campanilismo e la scelta di Montecatini, oltre che perché è un bellissimo posto e logisticamente è messo molto bene, ma è proprio un modo di sottolineare che siamo toscani. Questo incontro con le agenzie di viaggio e le nostre 40 compagnie aeree, che ha riscosso un buon successo, veramente un bel successo oggi, ma lo ripeteremo e la nostra idea è di spostarlo nelle varie parti della Toscana, per essere tutti un po' più toscani, un po' meno attaccati al campanile, che è un bel valore nella cultura, ma nell'economia dobbiamo venderci come Toscana, tutti insieme. Teresa Gianni ha colto l'occasione per ricordare anche ai presenti quali sono gli obiettivi ambiziosi ma assolutamente raggiungibili dagli aeroporti di Toscana Aeroporti. Ha detto che Firenze ancora stiamo aspettando questa via. Beh, io credo che sia un fatto abbastanza formale a questo punto. Noi siamo pronti però per partire in quarta, per fare a Firenze una pista degna della città di Firenze e degna del livello di affidabilità del servizio che le compagnie aeree vogliono e che i passeggeri vogliono. A Pisa il master plan è tutto realizzato tranne l'ampliamento dell'aerostazione che parte in questi giorni. Il nostro obiettivo è di dare un sistema aeroportuale toscano in linea con la bellezza delle nostre regioni e anche in linea con lo standard di servizio di Corporazione America, che è famosa in tutto il mondo proprio per fare aeroporti e servizi aeroportuali di grande qualità.